Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Benvenuto Pierluigi Bersani, ma si comincia da Luca e Paolo. Di Masini, La Russa, Berlusconi. Vaffanculo. Dirige l'orchestra Giovanni Floris. Cantano Luca e Paolo. Se mi guardo nello specchio, vedo ancora quella grinta, quella voglia di essere leader, nonostante il fondotinta. Certo gli anni sono tanti e cammino un po' passetti, ma c'ho ancora i denti sani, grazie alla Nicole Minetti. E ricordo agli alleati, questa cazzo di alleanza, la fondata al qui presente, nella villa su Imbrianza. Sto seduto sullo scranno come un vecchio ai giardinetti, e alla Russa quando arriva dico Ignazio, se permetti... Vaffanculo, niente di personale, eh? Vaffanculo. Ma la politica cattiva è una fossa di serpenti e mi costa assai più sangue che pagare gli alimenti. Ma se questi due arroganti si comportano da bulli, quando chiedo un ministero uno a caso per Ronzulli, e dico vaffanculo. Turismo, non so. Vaffanculo. Poi domenica chiama Pier Silvio e mi dice ti prego papà, chi smilicia Ronzulli ha floppato, fa più ascolti Meloni di là. Ho sentito Gianni Letta, vecchia volpe di palazzo, che coi suoi modi garbati dice Silvio hai rotto il cazzo. Ho parlato anche con Marta, forse la più convincente, che mi ha detto amore ascolta, questa volta sei impotente. E così mi hanno convinto, umiliato e traballante, a calarmi giù le braghe e a tornare dall'arrogante. Ma specchiandomi di nuovo coi calzoni a mezza gamba, ho sentito un groppo in gola, nostalgia del bunga bunga e grido buonasera, buonasera. Aspettavi che dicessi e invece non l'abbiamo detto. Allora stasera siamo qua con te. Solo tre settimane fa si stava per andare alle elezioni, certo. Tutti, proprio tutti, erano convinti di una cosa: finalmente tornerà la politica. Oh, grazie a Dio, la centralità della politica. Non se ne poteva più di tecnici, di gente che nessuno aveva votato. La politica doveva riprendere il suo posto. Basta decisioni dall'alto, anche perché i problemi da affrontare erano troppi. La guerra, la crisi del gas, l'inflazione, le bollette alle stelle. E oggi, tre settimane dopo, la politica è tornata. Non c'è più il governo dei migliori. Il governo dei migliori. Ma fa ridere solo a nominarlo. Non c'è più il governo dei migliori, non c'è il governo dei tecnici. Non c'è proprio il governo, eh. Devo dire. Ci sarà. Sì, ci sarà. Ma ora c'è la politica. Finalmente c'è la politica che questa settimana si è occupata del gas. No. Allora, c'è la politica che si è occupata della grave situazione internazionale. No, non proprio. Allora, c'è la politica che si è occupata delle bollette sicuro, Guarda, neanche. Non c'è più il caro bollette. Tra le urgenze del paese, ora c'è... La Ronzulli. Dove mettiamo la Ronzulli? Allora, Berlusconi la voleva dovunque. Sanità, infrastruttura, agricoltura, turismo, ma... Scusate, ma a pensarci bene, questa cosa non ne racconta un'altra ancora più terribile, se ci riflettete? No, pensaci, Floris. Se secondo Berlusconi, che nella vita insomma, qualcosa ha fatto il manager, ha fatto il presidente del Consiglio, quindi si suppone che sappia di quel che scrive, no? Ecco, se secondo lui la stessa persona nel giro di tre giorni può diventare ministro dell'agricoltura o della sanità o del turismo, chi se ne frega, è tutto uguale, questo spiega solo una cosa. Che i ministri non servono un cazzo. Oh. No, fermi, non siamo noi qualunquisti a dirlo. Cioè, lo dimostrano loro plasticamente, dalla politica, no? Cioè, se uno non vale più uno vale l'altro, basta che tu mi dia un ministero. Quindi è davvero solo una questione di occupare caselle. Sì, quindi perché... di questo si sta occupando la politica, non importano i problemi, le bollette o i conti. Importano i posti, diciamolo. E importano per tutti, per quelli che ci sono, ma anche per quelli che non ci sono più. Vi faccio un nome, Roberto Fico. Ve lo ricordate? Roberto Fico. Decenni fa. L'ex presidente della Camera. Ecco, lui è grillino. A loro importa della gente. Infatti il primo giorno si era presentato così. Sì. Ecco, è arrivato con l'autobus.
una pagliacciata. Sì, vabbè, anche dai, perché dai. Sì, non solo ha preso l'autobus, che ci andrebbe pure, per carità, ma ha pubblicato la foto, cioè per farci vedere che lui non è come gli altri e prende l'autobus. È questo che infatti non è come gli altri, è anche un po' peggio, perché sì, a parte che dopo quel giorno l'autobus non l'ha più visto e girava con l'auto blu, che come poi sarebbe anche giusto per uno che fa il presidente della Camera. Esatto, no? Cioè è meglio che giri con l'auto blu. Ma notizia di pochi giorni fa, Fico, che ora non è più presidente, non è più neanche parlamentare e non lo sarà più, no, avendo finito i due mandati, si è tenuto l'ufficio. Eh sì. Eletto Fontana, ne parleremo, Fico non rinuncia a ufficio e staff. Ora, diciamo, siamo onesti. Bisogna dire che quella dell'ufficio e dello staff di Fico non è sta gran pretesa e neanche una gran spesa. No. Cioè non andremo in malora per quello. Ma la domanda è un'altra. Fico non è più in Parlamento, non è più candidabile, non ha più nessuna carica pubblica. Ma dell'ufficio? Cosa stracazzo se ne fa? Cioè ci va a giocare a Tetris con lo staff? Cosa gli serve l'ufficio? Lo usa come scannatoio come fai te, Floris? No, vabbè, Cosa se ne fa? Cosa se ne fa? E qua Fico si difende dicendo ho rinunciato ai soldi che ho restituito. Tra l'altro hai notato che tutte le volte che si critica un grillino lui tira fuori sempre questo argomento. Cioè, ho restituito i soldi, che verrebbe anche da dire. Ma chi minchia ve l'ha chiesto di restituire i soldi? Cioè hanno rinunciato ai soldi, sembra che la colpa sia nostra. Cioè noi al limite vi avevamo chiesto di non far fallire il paese e invece insomma... Potevate tenervi i soldi e non lasciarci della melma. Veniamo a quelli che ci sono, sì, cioè che il Parlamento lo frequentano. Ah, grazie a Dio, Floris, c'è ancora la sinistra in questo paese, male, così possiamo un po' ridere. Allora, lo sapete tutti, Paola Egonu, la stella della nostra nazionale di pallavolo, ha dovuto, come al solito, affrontare insulti razzisti, polemiche... Giustamente in molti sono corsi in aiuto, soprattutto a sinistra, soprattutto lui, l'occhio della tigre, Enrico Letta. Allora, noi l'abbiamo visto così, è domenica mattina, Enrico Letta sta facendo colazione, caffè, sigaretta direttamente sulla tazza, è bello lì che tranquillo che scrolla le notizie sul cellulare e vede la polemica sulla Egonu. E lui pensa subito: ma qui serve una presa di posizione forte! Non devo stare zitto! No. Anzi, devo postare la mia solidarietà per primo, subito, presto, se no mi rubano anche questa battaglia, L'hashtag. Eccolo. Devo fare l'hashtag prima di tutti, prima che Calenda pubblichi una foto di lui che gioca a pallavolo coi figli dentro il Partenone. Devo fare in fretta, se no faccio la figura del coglione. Oddio, l'hashtag! Probabilmente ha anche pensato a cosa scrivere, una bella frase contro il razzismo, delle parole forti. Ma poi avrà pensato, ma no, non serve nessuna frase, serve l'hashtag. Devo essere il primo. Sì. Allora basta solo il nome, ha pensato Enrico. Il suo semplice nome, nulla è più forte per far vedere che ci sono. E allora ha postato questo. Hashtag Paola Enogu Azzurra. Enogu? Ma chi è? Un incrocio tra Paola Egonu e Andrea Delogu? Che salutiamo. Che salutiamo. Cioè, dai, si è preso la briga di mettere l'hashtag, di aggiungere Azzurra, ma non ha googolato il nome, evidentemente. Cioè, insomma, in estrema sintesi, il povero Enrico, nella fretta di non fare la figura del coglione... ha fatto la figura del coniglio. Eccola lì. Ma non è solo, non è solo, è ben accompagnato, perché in questa settimana, insomma, La Russa è stato eletto presidente del Senato. Indignazione popolare, perché la Russa ha in casa i busti del Duce, che è una cosa che insomma fa anche abbastanza ridere. Però si sono indignati per i busti, ma nessuno si è indignato del fatto che la Russa e il presidente della Camera l'ha già fatto. Ma come? Come? Leggendo, Gazzetta, sì. La Gazzetta dello Sport. Eccolo qua. Ma di quello che fa il presidente della Camera, sì, perché avesse fatto l'autista dell'autobus l'avrebbero già licenziato. Alla Camera invece hanno voluto farci proprio un regalone, sì, eleggendo uno che è amico dei nazisti dell'Illinois, sì, cosiddetti, ma anche di quelli di Alba Dorata. Sì, di un po' tutti. Sì, 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 Lorenzo Fontana, il secchione della Lega, è stato un regalo a tutti noi che passiamo le settimane a inventarci stronzate. Lui invece no, lui è campione interregionale. E poi lui è amico intimo di Matteo Salvini. Sì. Hanno anche abitato insieme. Ora, cosa non pagheremo tutti per passare un weekend a casa Salvini e Fontana, sì, a far le gare a chi ce l'ha più lungo? Il rosario. Il rosario. Si misuravano il rosario. Sì. Doveva essere un appartamento meraviglioso, anche perché dei due Salvini è quello moderato. Pensa te. Fontana dice che la famiglia è la mamma e il papà e non vuole nemmeno sentire nominare le altre schifezze. E qui bisognerebbe chiederlo. Presidente, ma chi sono le schifezze? Non si riferirà mica ai gay. No. Perché Fontana, non so se lo sai, ma sì, è particolarmente appassionato dell'argomento. Ha dichiarato: i gay ci vogliono dominare!
i gay ci vogliono dominare, sì. Non si capisce se sia una denuncia o un coming out. Per una volta due nomi che hanno messo tutti d'accordo. Sì, sì, infatti Fontana e La Russa stanno sulle palle a tutti. Ma anche tra i loro. Sì, sì. La loro elezione ha creato così tante urla e insulti che... Che sembrava una puntata di Ballando con le Stelle. Sì, sì, di quelle però, di quelle mosce. Sì, di quelle da poco. L'unico felice di La Russa è Fiorello, perché sì, così ha mezz'ora in più di repertorio nel suo spettacolo che non gli faranno fare in Rai. È successa anche una cosa molto sgradevole per uno come La Russa, un po' imbarazzante. Berlusconi che l'ha mandata a fanculo? No, no, peggio. Renzi che l'ha votato. sai, finché ti messi a fomentare le voci sull'appoggio renziano alla Russa, ci si è messo anche nonno Silvio, che, con un altro pizzino. Sì, ormai Silvio si esprime solo scrivendo. Sì. È sottotitolato come le serie TV coreane su Netflix. Esatto. Ma se La Russa è stato accolto con un coro unanime di pernacchie, e bisogna dire anche qualche scritta di qualche delinquente imbecille, ecco, a Fontana è andata peggio che alla sì, Russa. Alla notizia della sua elezione, la Cristoforetti, che stava rientrando nell'atmosfera, ha provato a tirare il freno a mano. Sì, ma non ce l'ha fatta. Tra i più duri contro l'elezione di Fontana è stato il capo dei Grillini, Giuseppe Conte. Ma lui ha detto che lui e Fontana hanno un quadro valoriale ben distante. Pensare che Fontana è stato anche ministro della famiglia. Ma davvero? Ma chi lo ha fatto ministro? Giuseppe Conte. Si era dimenticato il quadro valoriale di per lì. Noi comunque siamo felicissimi perché Fontana e La Russa, siamo certi, ci regaleranno un sacco di perle. Sì. Io devo dire, conto molto su Fontana. Sì. Che nella Lega è il cervellone, sì, cioè è un po' un intellettuale. Mm. Uno così colto che a parlarci insieme sei quasi in imbarazzo, sì, no? Sì. Si dice, mamma mia, come però sono. Però bisogna dare atto a una cosa, che Fontana è molto gentile. È una persona molto gentile e finge di non essere così colto. Sì. Per esempio, nei documenti ufficiali della Camera dei Deputati, su una specie di curriculum, ha scritto questa cosa qui, che sì, è proprio lì presente sul sito della Camera. Ecco, ha scritto che lui era impiegato, sì, con la N, due volte. Ma non era laureato? Sì, sì, infatti laureato lo sa scrivere, ah, è impiegato che non gli riesce. Non gli viene. È il classico laureato, sì, che però ha saltato a pie pari le scuole elementari, sì, dove facevano MP, MB. Esatto. Ma dalle lezioni di Fontana ne sono saltate fuori altre, mm, alcune veramente imperdibili, sì, come questa. Mm. Lui ha detto a San Patrignano, lui era lì, mm, e ha detto che non esiste la cannabis light, mm, perché se in una canna ce ne metti 30 grammi, ti droghi lo stesso. A parte che per mettere 30 grammi d'erba in una canna ci vuole una cartina lunga 4 metri, un secchio di saliva per chiuderla, devi far sputare a tutti i tuoi condomini. E un aspirapolvere Dyson per accenderla, sì, praticamente. Ma poi la cannabis light costa 16 euro al grammo. Cioè, la cannetta prima di andare a dormire ti costa 480 euro. Però... adesso torniamo seri, c'è un'ultima domanda che vorremmo fare al nostro nuovo presidente. C'è stata una polemica su un video di Fontana tagliato che faceva sembrare che definisse animali i bambini non europei, sì, e in effetti non era così, non lo diceva, mi scuso, ci sono cascato anch'io. Ma in quel video lui dice una cosa ancora più strana, sì, e più grave, se vogliamo. Dice testualmente che per risolvere i problemi dell'Europa c'è bisogno che in Europa nascano più bambini europei. Ecco, ma per bambini europei Fontana cosa intende? Cosa sono i bambini europei? Sì, perché non è tanto chiaro. Per esempio, guardi, Fontana, le facciamo un esempio. Questa bambina, ecco, questa alla nostra sinistra, per noi questa è una bambina europea, è una bambina italiana. Per lei che cos'è, presidente Fontana? Così. A dopo. A dopo. Luca e Paolo che tornano dopo. Noi iniziamo...